250 candidature di persone che gli si è mosso qualcosa dentro e che hanno detto, sai che c'è, io voglio fare questa cosa. Appena mi danno la possibilità di farla, io voglio fare questo, partire, andare, fare, tornare, legare. Abbiamo selezionati 6 e questi 6 sono quelli che dovranno riportarci in un anno di, possiamo dire, di normalità. L'idea è, diciamo, un accomunamento di ambienti e luoghi. Il progetto l'ho chiamato Aria, perché comunque in tutto questo mi accomuna avere una problematica asmatica che è maturata circa 10 anni fa salendo il Gran Paradiso. Quindi i luoghi sono i luoghi che praticamente hanno contraddistinto la mia crescita e la mia vita fino ad oggi, che sono chiaramente il luogo di mare che è Voltri, il luogo di pianura collina che è Cremolino Vada e quindi poi anche Cogne, che è la località in montagna in Val d'Aosta. Ho voluto praticamente unirli legando poi quello che è l'aspetto invece del cambio di ambienti, quindi l'ambiente marino, quindi acquatico, e poi la parte della bicicletta e l'ambiente di montagna, quindi l'ambiente di pianura con la bicicletta e l'ambiente di montagna con l'alta quota. Il filo conduttore è appunto riuscire a cambiare, ad avere un ambientamento, ad essere in equilibrio in rapporto a quello che è una problematica asmatica, che sicuramente ad oggi non è una problematica così grave, però comunque sia mi ha messo nelle condizioni di cambiare il mio atteggiamento nella mia vita quotidiana e anche in attività sportiva. L'unico consiglio che io vorrei è chiedere proprio di darmi un'ispirazione dal punto di vista proprio come guida spirituale, chiamala così. Allora, è la conferma che non c'è un'età per sognare, ma c'è il giusto sogno per ogni età. Ok, e c'è ogni condizione che ti possa spingere a realizzare un sogno e quindi non fermarti solo all'evocazione idilliaca di averlo e semmai di sperarlo. Io sono forse più un sognatore, un realizzatore di sogni che non solo un puro alpinista, lo si è visto e l'ho visto anche nelle altre attività non verticali che ho voluto intraprendere e poi realizzare, che erano così lontane da me o sconosciute da me. Ed è veramente entusiasmante quando tu lavori a un progetto e impari mentre lavori a un progetto. Il significato quindi sarà questo: in realtà Alessio non ha bisogno di un tutor, ma probabilmente ha solo bisogno che veda che non è solo lui che crede in questa cosa possibile, ma che tutti non solo ci credono, ma che lo supportino. È un po' come non sentirsi da solo, anche se questo sforzo lui sarà completamente solo con se stesso.